Le casse sono tornate! Volevi, eh? Avevo già espresso il mio parere sulle casse e del perché non torneranno come prima, ed infatti oggettivamente avevo ragione, perché verranno reinserite con un evento che inizierà il 12 luglio e finirà il 31 luglio. Per ottenere le casse che apriremo come esempio a fine video, devi raccogliere le stelle oppure prenderle nel negozio. Puoi ottenere le stelle con la tua prima vittoria in cui sono attive, completando le missioni settimanali o attraverso una sfida che si terrà durante l'evento. Raccogliendone abbastanza si otterrà una mega cassa. Tutte le casse si potranno aprire subito oppure tutte insieme. Come una volta. Le casse conterranno monete, punti energia, bling, gemme, sì, gemme, raddoppia exp, brawler, icone dei giocatori, reazioni, skin e la nuova skin dell'overdrive di stecca con due varianti cromatiche. Dopo averne aperte abbastanza, la nuova skin dell'overdrive di stecca sarà comunque sbloccata gratuitamente per tutti quelli che riescono a finire l'evento. Durante l'evento ci saranno due nuove modalità: Mirror Match, modalità 3 vs 3, dove tutti i giocatori avranno lo stesso brawler a rotazione tra i 21 brawler originali. Avanti il prossimo, modalità tutti contro tutti, dove ognuno inizia con lo stesso brawler. Ogni volta che elimini un avversario, il tuo brawler si trasformerà in un altro, seguendo un ordine preciso. Facendo l'ultima eliminazione con l'ultimo brawler della serie, vincerai la partita. Ora apriamo un po' di casse per vedere come funzionano. Cosa ne pensi di questo evento? Scrivilo nei commenti. Se ti è stato utile questo video, lascia un cuore. Se non lo fai ancora, seguici e via!